på Stockholm. Partire Lazio Atalanta. Lazio 1, Atalanta 4. Ci hanno distrutti, ci hanno umiliati. Ci hanno umiliati. Non potrei capire quanto sto rosicando. Non sto rosicando, ragazzi, perché abbiamo fatto 1000 tiri. Abbiamo fatto più tiri dell'Atalanta e non abbiamo segnato. Un gol abbiamo fatto. Abbiamo fatto più tiri dell'Atalanta, abbiamo fatto, raga. Tutti i miliardi di porte in più abbiamo fatto. Dai, ancora il telefono che... No, raga, non ce la faccio, sto rosicando troppo. Perché per me, raga, è ingiusto. Per me è ingiusto. È ingiustissimo per me. Qualcosa in più meritavamo. No, è vero per me. Cioè, troppi gol sbagliati, Immobile che davanti al portiere sul 3-1 si mangia un gol pazzesco. Scarta, che cosa scarti il portiere? Tira subito là! Io poi veramente non ho più parole, raga. Cioè, veramente, quello che erano tanto illusioni, erano soltanto illusioni, erano, ma ovviamente come pensavo. Erano tante illusioni, erano soltanto illusioni. Patrick, oggi è un disastro universale. Patrick, un disastro universale, Patrick. Un disastro. Ancora che non mettete Bastos. È un fenomeno, Bastos. E volete pure vendere Bastos. Per mettere chi Patrick, che tutto rispetto, partita bella col Cagliari, oggi ha fatto schifo. Marusic, bravo. Il migliore in campo della Lazio. Marusic. Marusic, raga, ha fatto due partite incredibili. Marusic sta trasformando, clamorosamente. No, veramente, raga. Si sta trasformando, si sta malatici. Io, raga, veramente non c'ho più parole, non c'ho. Che devo dire, raga? Che devo dire? A tanto che abbiamo vantaggio con un errore clamoroso. Clamoroso è la difesa. Che dorme, dorme, dorme con Gosens. 2-0. 2-0. Adebur, un altro difensore, altro gol. Radu, cosa cavolo fai Radu? Cosa minchia fai Radu là? Dormi. Stai dormendo Radu là? Stai dormendo? Cosa fai? Fodere stai a fare. 3-0, raga. La divisa si è aperta come il buco dell'ozono. E come sta segnato? Stracoscia lì, poteva poco. Quindi lo chiedi, ma poteva poco per me. Chi l'ha messo l'angoletto? Lazio prova, così siamo da segnare. Il portiere la parla con la faccia. Qua siamo contro l'Atalanta e non segniamo ancora. C'è la porta. Sembrava stregata. Finalmente la porta 1 di Caiseto. Finalmente. Un gol di culo per me. Cioè il peggior gol che potevamo fare. La palla che rimane lì e segna Caiseto all'ultimo. Perché il massimo la toccava. Cioè, manca entrava la palla. Io ho detto. Ho fatto gli applausi, ho fatto perché abbiamo fatto a segnare, abbiamo fatto. Un minuto e mezzo dopo neanche Immobile si mangia un gol, bastava tirare, invece ha fatto lo splendido a solo il portiere tirano fuori. Che cosa fai? No, raga, ma non parlo più, raga, io, ma che senso c'ha? Che dico le cose? Che senso ha? Che senso ha? Che senso ha dire le cose? Tanto sono cose inutili, cose inutili, cose dette inutili, inutilmente. Cioè, raga, ma che... Veramente io non so che dire, in difesa siamo scandalosi in difesa, facciamo schifo in difesa, facciamo schifo in difesa. Ut sarebbe il nostro sostegno, Ut, che ci facciamo con Ut? Che ci facciamo con Ut, raga? Che ci facciamo con Ut? Spiegaci cosa ci facciamo con Ut.
E poi arriva 4-1, da tanto. Fa poco come si vabbè, la Lazio per la fa niente. Vedeva una mina col sinistro. L'ha segnato. Domani di che sorteggi? Ho appena visto i sorteggi. Sorteggi domani. Devi vedere anche i primi sorteggi. Perfetto. Domani, cioè, tra oggi e domani non ne vado ultra. Quelli ultra, quelli epocali. Cioè, regà. Io so che di. Non so che di. Vi saluto, regà. Vi saluzio. Che devo dire? Basta. Questo qua era. Sono arrivo a Gellone e... o live su Twitch oppure facciamo il video sorteggio live reaction. Taglierò il video. Taglierò. Che devo dire? Che devo dire? Niente, raga. Bella. Io mi immagino con l'intra che famo, eh. Mi ammazzo di con l'intra che famo, raga. Mi ammazzo di risate. Bella, raga.